grazie. Vediamo come la manutenzione effettivamente nei nuovi agglomerati per l'architettura urbana non vengono manutenzionati né irrigati. Abbiamo visto nel primo vaso che effettivamente c'è stato un assistment, ma questo è determinato dal negoziante in sé. Mentre invece per quello che è l'architettura urbana di abbellimento, quel gruppo di giardinieri che dovrebbe essere assicurato non svolge il suo compito, perché in queste ore qua un po' d'acqua a queste piante bisognerebbe darla. Altrimenti se c'è qualche negoziante apposito che ce li ha davanti e se ne occupa bene, altrimenti le piante possono anche morire. Quindi la cosa pubblica anche da questo punto di vista è un po' tralasciata del valore e l'amore per le piante, che dovrebbe essere uno dei fondamenti di un'azione amministrativa che abbia delle capacità razionali e magari anche dei principi di etica da difendere, ma a questo punto vedo che su questo preciso punto è un po' mancante. Adesso stiamo andando alla casa comunale, dove era in corso fino a qualche minuto fa una manifestazione di interesse per gli odori manifestati nell'aria a causa di disfunzioni operative della dismissione delle acque reflue. Pare che ci siano dei malfunzionamenti del depuratore. Ecco, ci avviciniamo all'ingresso della casa municipale e vediamo che c'è gruppi di persone che stanno ancora manifestando, forse in attesa di risposte più qualificanti da parte delle amministrazioni pubbliche attuali, che comunque fanno parte sempre di una politica formativa, di un percorso culturale formativo di politiche partitiche del tempo passato. Non c'è quell'innovazione etica che dovrebbe esserci, ci si aspettava forse quando sono stati votati, essendo una lista civica, che potesse manifestare un interesse e un amore più profondo per le funzioni locali. Forse in qualcosa sì, ma forse anche in qualcun'altra no. Ma c'è che sto filmando. Beh, ora vediamo. Cosa si sta aspettando? Che esca il sindaco per dare risposta alle domande. Aspettatelo. Ma c'è, ha detto che viene a rispondere. Quindi aspettiamo l'alba. Io ho notato adesso venendo, infatti ho fatto il filmato, che l'arredamento urbano del verde non è curato, non è innaffiato, cioè le piante sono lasciate a se stesse, sì. Ah, ecco.
sono lasciate a se stesse, non vengono curate. Mi aveva assicurato un assessore all'ambiente che ci fosse una squadra di giardinieri, Leonetti forse, o qualcuno, comunque un suo portavoce, che ci fosse una squadra di giardinieri che se ne occupasse, ma a quanto vedo forse non lo fa tutti i giorni o non lo fa proprio. Ho visto piante assistite, ma dai negozianti, quelle davanti a loro, che almeno ci mettono l'acqua e stanno belle vivaci, ma le altre che dovrebbero essere assicurate come gruppo pubblico, non... vero? Eppure questa è una comunità che per l'agricoltura, per l'ambiente, per le piante dovrebbe essere in amore per queste cose, dovrebbe. Grazie. Andiamo un po' più vicino se riusciamo a seguire. Sto sotto, respiriamo stasera, dobbiamo venire assolutamente, siamo amici, fratelli, dobbiamo proteggere i nostri figli. Bravo. Magari anche noi stessi. Noi la battaglia abbiamo fatto 40-50 anni, ma i nostri figli hanno diritto di viverla.